Stuart Rhodes, leader del gruppo estremista di destra Oathkeepers, che ha guidato l'assalto al Campidoglio di Washington il 6 gennaio 2021, è stato condannato a 18 anni di carcere. L'uomo 58enne è stato ritenuto colpevole di aver ideato e organizzato un piano per tentare di impedire al presidente Joe Biden, eletto nel novembre del 2020, di entrare nell'esercizio delle proprie funzioni. There's no way that he was the leader or the director of what happened on January 6th. He was just a convenient target. The Oath Keepers were a convenient target. The DOJ looked at them and said, oh, here are the scapegoats of what happened on January 6th. Sono centinaia i processi intentati contro coloro che parteciparono all'assalto e quella a carico di Rhodes è la sentenza più pesante finora pronunciata. Il militante estremista si è dichiarato prigioniero politico e ha insistito con la propria linea di difesa, secondo la quale il suo gruppo avrebbe solo tentato di proteggere dei manifestanti. Centosei prigionieri di guerra ucraini sono stati rilasciati in un importante scambio con la Russia, a dichiararlo il principale assistente presidenziale Andriy Yermak. La Russia ha confermato lo scambio a cui avrebbe partecipato il gruppo Wagner, ma non ha detto quanti soldati russi sono stati liberati. Що про багатьох із цих 106 людей взагалі не було жодної інформації, вони вважалися безвісти, зниклими, але ми їх знайшли. Повернули додому. Це мають пам'ятати всі на передовій. Що більше російських полонених візьмемо, то більше наших людей повернемо. I soldati ucraini rilasciati sono stati catturati combattendo a Bakhmut, che la Russia dice di aver conquistato, ma dove le forze di Kiev dicono di avere ancora un piccolo punto di appoggio. Il leader del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha postato un video che lo ritrae in piedi accanto a due bare di legno, una drappeggiata con una bandiera americana e l'altra con una bandiera turca. Afferma di voler restituire i corpi di un cittadino americano ucciso in combattimento e di due cittadini turchi morti sotto le macerie di un edificio crollato a Bakhmut. Intanto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha dichiarato che ha iniziato il trasferimento programmato di alcune armi nucleari tattiche dalla Russia al suo paese. Gli Stati Uniti hanno condannato la mossa definendola un altro esempio di comportamento irresponsabile. Con un annuncio su Telegram, il capo del gruppo Wagner, Prigozhin, ha annunciato che i suoi mercenari hanno iniziato a ritirarsi da Bakhmut dopo aver conquistato la città ucraina. Lo stesso leader dei mercenari ha postato un video con saluti e strette di mano tra lui e militari a volto coperto. Se воєнним буде трудно, безусловно, ми оставим тих, хто мав основну роль в захваті Бахмута. Prigozhin lascia la città nelle mani delle forze russe dopo mesi di combattimenti. Un annuncio molto atteso mentre sul campo si contano migliaia di vittime. Если вчера это было несколько десятков километров территории, то завтра это будут сотни квадратных километров территории. Это уже будет не деревня, а областной центр. И найдутся люди, которые нам помогут в России, которые нас давно уже ждут. Sia la Russia che le forze ucraine hanno subito enormi perdite e le immagini satellitari della città mostrano l'entità della devastazione lasciata dagli scontri. Mindia Gushikashvili è un agricoltore georgiano. Quest'anno ha seminato il doppio del grano rispetto al passato. Molti agricoltori hanno fatto come lui per scongiurare penurie visto il perdurare della guerra in Ucraina. In questi giorni ci si prepara la raccolta prevista tra poche settimane, ma i granai sono ancora pieni delle vecchie produzioni, ad oggi invendute. È una catastrofe. A pesare, secondo gli agricoltori, è l'aumento dell'affitto dei terreni, ma gli esperti spiegano che la domanda di colture locali si è ridotta soprattutto a causa della strategia economica di Mosca. La Georgia dipende infatti molto dal mercato russo. Due anni fa il Cremlino ha imposto una tassa sulle esportazioni dei raccolti agricoli, ma ha esentato la farina. Così gli importatori georgiani hanno preferito acquistare i prodotti provenienti dall'estero, più economici rispetto al costoso raccolto interno, il che ha messo in crisi i produttori locali.
Secondo il Ministero dell'Agricoltura della Georgia occorre trovare una via d'uscita che possa risolvere il problema, ma ciò va fatto scongiurando scossoni sul mercato che rischiano di far salire il prezzo del pane nei mercati della nazione europea. Un rompicapo di difficile soluzione con il tempo che ormai stringe. Nell'immediato occorre infatti fornire risposte perlomeno sulla questione irrisolta dello stoccaggio dei nuovi raccolti. L'Iran presenta l'ultima versione del suo missile balistico. I funzionari iraniani affermano che il missile a combustibile liquido ha una gittata di 2000 km e una testata di 1500 kg. Sarebbe quindi in grado di raggiungere le basi israeliane e statunitensi nella regione. È stato diffuso anche un filmato non datato che mostrerebbe un lancio di prova riuscito. La mossa aumenterà probabilmente le tensioni con Israele e i paesi occidentali, causate proprio dall'accelerazione del programma nucleare missilistico di Teheran. Un agricoltore di 31 anni sospettato di aver ucciso 4 persone è stato arrestato dopo un assedio a una fattoria nel Giappone centrale. Il presunto killer, armato di fucile e coltello, si era rintanato nell'edificio per più di 10 ore. L'uomo è sospettato di aver accoltellato 2 donne nella città di Nagano e di aver aperto il fuoco con un fucile da caccia contro 2 agenti di polizia. Le autorità hanno dichiarato che il 31enne possedeva licenze in regola per diverse armi. Episodi del genere sono rari in Giappone, dove i controlli sulle armi da fuoco sono molto severi. Le votazioni all'estero per il secondo turno delle elezioni presidenziali turche si sono concluse con un'affluenza record. Migliaia di sacchi carichi di voti stanno affluendo in Turchia da diverse parti del mondo. Più di 1.800.000 turchi hanno votato e la loro decisione potrebbe essere decisiva nel far pendere la bilancia a favore del presidente uscente, l'islamista moderato Recep Tayyip Erdogan, o del suo rivale socialdemocratico Kemal Kılıçdaroğlu. Erdogan ha sfiorato la maggioranza assoluta nella prima votazione, nonostante la crisi economica e il peso di un potere lungo 20 anni. I giovani vogliono un cambiamento e anche gli abitanti delle zone più colpite dal terremoto dello scorso febbraio lo chiedono. Molti si sono sentiti abbandonati al loro destino. Biraz acımız büyük. Yani acımız büyük derken sadece beton olarak değil yani ekonomik olarak değil, duygusal olarak da çöktük. Çünkü herkes bir yakınını kaybetti. Hemen hemen her insan bir yakınını kaybetti, bir yara aldı yani. Onun için yani seçim gündemine Le elezioni in Turchia si terranno domenica e la matematica elettorale favorisce Erdogan. Il presidente è sostenuto dal candidato ultranazionalista Sinan Ogan, che ha ottenuto il 5% dei voti al primo turno. Venerdì la polizia ha sparato gas lacrimogeni per interrompere una protesta vicino alla sede parigina del gigante petrolifero francese Total Energies. Decine di ecoattivisti si erano radunati fuori dall'edificio fin dall'alba per bloccare l'assemblea generale annuale della società. Sono scoppiati tafferugli mentre la polizia cercava di allontanarli dall'ingresso e dopo 3 rapidi avvertimenti verbali gli agenti hanno sparato i gas lacrimogeni. Proteste simili hanno avuto luogo in occasione di recenti riunioni di altri colossi dei combustibili fossili. Neuralink, la società di Elon Musk, potrà sperimentare i suoi chip cerebrali sugli esseri umani. Il via libera arriva dall'ente per la regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici degli Stati Uniti. L'obiettivo è quello di utilizzare dei chip per trattare condizioni come paralisi o cecità e per aiutare persone disabili a utilizzare computer e svariate tecnologie attraverso gli impulsi cerebrali.